La trasferta si prevedeva insidiosa e così è stato. L'Amen Scuola Basket Arezzo, seconda in classifica, esce sconfitta sul parquet del Pala Cosmelli contro la Brusa Unione Sportiva Livorno Basket, squadra reduce da due successi consecutivi. Dopo l'avvicendamento in panchina con il nuovo coach Sanna, che ha preso il posto di Caverni, Livorno sta attraversando un ottimo momento di forma, tanto che con questi risultati positivi i Labronici erano risaliti in classifica al sesto posto con 16 punti, grazie soprattutto ai migliori realizzatori della squadra, i due ex Labronica Giardini 15 punti a partita e Vaccai 14,8, senza dimenticare anche Bettini e Mariani, sempre oltre la doppia cifra. Per l'Amen era dunque importante limitare l'attacco di una squadra che da sempre fa del Pala Cosmelli un fortino dove basare i propri successi e che in questa stagione era stato violato solamente due volte da Montevarchi e Terranuova. Il primo quarto si è rivelato piuttosto equilibrato e finito in parità 16-16. All'intervallo lungo Amen sba avanti di una lunghezza 38-37. Il finale premia però Livorno Basket che batte Arezzo 66-60. La sba non riesce dunque a tenere il passo della capolista San Vincenzo, che era distanziata prima della sconfitta di Livorno di solo due lunghezze.